Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con l'auto di Nina che è stata totalmente distrutta e a quanto pare è partita anche la vendetta. Infatti la nuova missione per Nina è la forgia. Ma facciamo attenzione indesiderata oggi. Complete la missione reclutamento, posizione 3 imprese criminali in città. Ok, quindi immagino che non ne posso piazzare altre. Otteniamo il fucile da cecchino. Tanta roba quella roba, sicuramente. Otteniamo il fucile da cecchino. Mica male, io adoro queste cose. E Lethal dei Saints. Ok. Ah, siamo già arrivati, oggi niente chiamata. Ehi, vieni in chiesa, sono già in chiesa. Ah, ottimo. E come sempre appare il box nero. Va bene, arrivo subito. Allora, è un attimo scomparso i sottotitoli perché stavo sistemando ancora la cosa. Però ha detto, ehi, i ragazzi hanno rubato dei soldi, vuoi venire? Certo, come no. Eccoci qua, bello. Non male, Nina. One of our crews just pulled off an armored truck heist. They're splitting up the cash. Stealing insured money, my favorite victimless crime. Let's go get our piece. Beh, se riusciamo a non fare vittime, diventiamo anche dei ladri bravi. Remember when we had to pull our own heist to pay rent? Sembra passato un'eternità. It was like it was last week. Esatto. Seems like cheating. Our crew does all the work and we sit back and collect money. Beh, non è che noi non prendiamo i rischi, siamo i primi ad andare in missione, voglio dire. Back if they screw up. We do. Exactly. Esatto. We earn the right to sit back and collect money. Cosa che comunque non facciamo, perché ci facciamo il culo noi per sta organizzazione, quindi voglio dire. I ragazzi fanno anche il meno del lavoro, siamo noi che ci mettiamo in prima linea in tutti i casi alla fine. Vorrei fermarmi a un negozio di armi, ma durante le missioni tanto non mi ci fanno accedere, quindi voglio dire. Eccoci arrivati. Dove parcheggiamo? Qui. Fermo, fermo, fermo. Ecco fatto. Allora ragazzi, com'è andato il vostro lavoretto? Stole an armored truck and busted it open? Good job. Thanks. Training video on the weak points of different models. Ah beh, grandi. Well, bravi ragazzi. Is the key. Eli taught me that. Wiped the prints yet? Twice. So you just sprayed it with air. Bravo, così si fa. I like the thoroughness. Got the money divided and bagged up. Here's your share. Grande. E ora beccati questi 5 dollari come ricompensa. Quanti soldi avremo preso? Boh, 5.000? 10.000? E sta arrivando la polizia? Ovviamente. Shit, the cops found us. Allora, aspetta. Ricarica. Ragazzi, però va bene tutto, ma non mettetevi davanti al boss mentre spara. Mi raccomando. È una delle prime regole. Fate attenzione a chi avete di fronte e anche di lato a volte. Bravi ragazzi, così si fa. Oh, arriva altra gente. Dai. Ah, stanno arrivando da questa parte. Ah, volevo usare il lanciarazzi per sparargliero in faccia. Aspetta. Usiamo un po' l'ash, esatto. Vieni qua. Ed è così che si risparmiano munizioni. Forza ragazzi, disperdetevi. Ci pensiamo io e l'altra capa qui. Forza Nina, vieni. Nina, grab that armored truck. Nice, that should keep their attention on us. Esatto. I ragazzi devono stare al sicuro. Noi dobbiamo lavorare. Munizioni? Munizioni infinite. Questo sì che mi piace. Questo vuol dire... è sempre un bene portarsi il lanciarazzi dietro. Dove sono? Ecco fatto. Dovresti stare a casa con tua madre. Eh già. Forza polizia. Porca troia. Meno male che ce lo siamo portati. Meno male che ce lo siamo portati. Il lanciarazzi, veramente. Non riesco a prenderlo. Ecco fatto. Porca troia, tre con un colpo.
Dai. Ok. Speravo di riuscire a prenderli di nuovo tre con un colpo, però anche due non è male. Madonna mia. Il bello di avere le munizioni infinite. È scomparsa la macchina mentre volava via. Ecco, un problema di questo gioco che ho riscontrato: il pop-in e la sparizione di oggetti. Ecco fatto. Presi. Madonna mia. Allora, calmi tutti. Nina, vai un po' più avanti. Vorrei riuscire. Madonna mia. Oh, calmi. Ecco fatto. Tieni gli occupati poliziotti. Si sono schiantati da soli contro il muro. Police Chief Michaels is coming to us live outside the Santo Ileso police station. I'll make this quick. The Santo Ileso PD has identified a new menace plaguing the streets of our city, known as... Holy come? Shit, that's dai, us. Di il nostro nome. The Purple Shirt Mafia. What? La mafia viola. Name? As of today, they are public enemy number one. Which ottimo. Is why I'm creating a special task force to bring these criminals to heel. Task force? Holy shit, we really have hit the big time. You do realize this is gonna be a huge sicuramente, problem, right? Però vuol dire anche che ci conoscono. Right. How much trouble can they be? We'll see. Volevo sparare al tizio per divertimento. Ma attenzioni indesiderate. Hai ottenuto il fucile da cecchino, l'Etal dei Saints, l'utilitario dei Saints e il furgone dei Saints. L'impero criminale, livello 2. Godiamoci il nostro successo. Nina. Hai ottenuto nuove imprese criminali. Bene, bene, bene. Rimbalzo con la tuta alare. Rimbalza sulle persone per ricevere una spinta verso l'alto. E come si fa? Probabilmente quando sei in tutelare puoi psiu e poi volare via. Tipo una roba simile. Beh, che dire. Abbiamo un bel po' di soldi che ci girano in tasca ora. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito. Come al solito, se avete seguito, se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.